Il tema dell'impiantistica sportiva è ogni giorno nell'occhio del ciclone perché sono tanti ad Alcamo i cittadini che frequentano gli impianti sportivi pubblici, nello specifico quelli comunali. Partiamo dallo stadio Lelio Catella perché riceviamo delle segnalazioni riguardanti la necessità di migliorare lo stato in cui si trova questo importante impianto polisportivo. C'è un'importante novità che oggi ci comunica l'assessore allo sport e alla salute, Giuseppe Campo. Di che si tratta? Beh, come annunciato all'indomani del mio insediamento, all'accettazione dell'incarico di assessore allo sport di Alcamo, ci siamo adoperati insieme agli uffici tutti dell'assessorato di fare in modo di rendere fruibile nel breve la palestra che si trova al di sotto della tribuna dell'Elio Catella. La tribuna è stata invasa da colombi e piccioni, quindi vi rendete conto la sporcizia che c'era. Abbiamo dovuto operare una pulizia drastica perché era una situazione insalubre, abbiamo dovuto uscire fuori tutti gli attrezzi, gli atleti che si trovavano in quella palestra e spostati in magazzini adiacenti. E quindi speriamo nel breve, intendo forse per i primi di febbraio, di poter mettere a disposizione delle associazioni che ce ne avevano fatto richiesta questa struttura che va a sommarsi alle altre che sono in atto fruibili. Dovrebbe anche ripartire i lavori di ultimazione della palestra 100 passi, perché c'è stato un qui pro quo con il Ministero degli Interni e con l'ANAC, che è tutto stato risolto, quindi nel breve dovrebbero ripartire i lavori. Anche lì, ritengo, fine febbraio dovrebbe la struttura essere consegnata a noi comune e quindi poi messa a disposizione delle associazioni sportive. Abbiamo 65 associazioni sportive ad Alcamo per la cronaca. Di queste 65 sono una trentina quelle che utilizzano le strutture sportive. Aggiungo, il giorno 13 arriverà il telo della struttura tensostatica di Via Verga e anche lì forse i tempi si dilateranno un pochettino perché a causa del tornado che abbiamo avuto ad Alcamo è stata completamente lacerata la copertura in telo e di conseguenza il parquet, che era in parte ammalorato, si è tutto degradato. Difatti c'è stata la perizia dell'assicurazione e siamo in attesa di avere il verbale finale, il riscontro dei danni da parte dell'assicurazione per poter sostituire, speriamo, l'intera pavimentazione. Prospettive di riapertura del Palasport Enzo D'Angelo invece? Il Paladangelo, i primi lavori sono stati ultimati, infatti a giorni ci consegneranno la struttura, però poi bisognerà fare la pulizia drastica perché è una situazione anche lì insalubre ed altre piccole rifiniture perché sono state definite l'impianto di allarme, la videosorveglianza, l'illuminazione esterna, cose importanti per prevenire eventuali casi di vandalismo. E nel breve, poi, con il nuovo dirigente Fazio, che è il dirigente allo sport, avvieremo le procedure per poter cominciare a dare in gestione alcune strutture in modo che vengano gestite direttamente dalle associazioni. Chi frequenta lo stadio Catella, continua a segnalare il fatto che molte attrezzature, molti arredi sono in condizioni di assoluto degrado, sempre più evidente. Anche importanti attrezzature che effettivamente servono agli sportivi, come per esempio materassi completamente lacerati, saranno sostituiti, riparati, che si farà? Allora, è in corso di acquisto sul MEPA, che è il mercato della pubblica amministrazione, il mercato elettronico della pubblica amministrazione, l'acquisto di due materassoni autobloccanti che sono a incastro, il Ritti e le asticelle. L'asticella, anche se ne abbiamo due già in magazzino, cosa che prima non si era acclarato, le ho trovate io andando nei magazzini a cercare appunto le asticelle. Quindi arriveranno questi materassoni e altri attrezzi che non mi preannuncio perché c'è bisogno di avere il bilancio approvato in quanto c'è bisogno di cifre più importanti.